quella sera che pizza ha mangiato lei, sì. E dove l'ha mangiata? Va bene, ho avvocato, non lo so che pizza ho mangiato. In un paese che forse quello che se viene a testimoniare c'ha da casa lì ti può dire anche il nome di pizza ho mangiato, sì. 10 anni fa, ma mi perdoni? Sì, oh, sì. Io non si preoccupi. Ma come fa a sapere io che pizza ho mangiato 10 anni fa? E come fa a sapere lei? Come? Non si può sopportare là. C'è un pezzo di avvocato, senta, avvocato, senta, io sono una persona, se lei mi fa domande, se lei mi fa domande precise, io sono tutto preoccupato e impaurito dalle sue, dagli suoi. No, che la vuole, sì, non sono impaurito nessuno. Sto tremando tu. Deve essere una donna quella che stava accanto al signor Pacciano. La donna lasciava per di lunghi, insomma, si vede. Dopo, le ripeto, se Pacciani fosse stato nella 500 non ci sarebbe stato alcun dubbio. Io fa maglieria. Maglieria? Ma lei accompagnava delle persone qualche volta anche per le sere, dei ragazzi? Ragazzi, come? Che ragazzi? Io avevo i panni da Manfredicina. Ecco, qualche ma volta. Ma i panni non erano 4 o 5, non ne sto dicendo. Senta, chi la pagava la benzina? Avvocato, guardi, se lei la seguita a pigliarmi per il culo, guardi, si fa dell'ironia. Avvocato, io non mi faccia dell'ironia. Che e sembra che abbia preso i due bambini e portato a puttana. Ragazzi, la mi dice? Non so. Bambini no, ma altra gente sì. Me lo consenta, l'ha detto lei prima. No, ha detto il bagno. Altra gente, io non so se era il bagno o altra gente. I suoi fornitori, credo. No. Il Vanni quando gli andava dalla Manfredicina o come so quella si chiama Gina, perché si andava in orario di lavoro, perché io andavo a Firenze e portavo il Vanni. Lei lo sapeva che andava dalla prostituta? E per bacco, il Vanni mi diceva... Sa che c'è un reato? Voglio andare 3, a pulire il fucile. Articolo 3, 1900. E vai a pulire il fucile. Ma lo sa che esiste un reato della legge del 75? Lo denunci. Che si chiama, io lo denuncio. No, qui in questo processo, si scivola sempre l'intruce, si scivola la prostituzione. E questo è un reato, perché è favoreggiamento. Ma andavano a fare un giro, non mi faccio il piacere. Basta così. Era chiuso la superstrada, dannatamente, se no sarei passato di lì. Leggermente in salita. Ma se gli ha detto è in discesa. Signor pubblico ministero, voglio che lui risponda a me, sto facendo delle domande. Ma lei gli sta dicendo con la macchina in salita, le ha già detto di no. Ma che domanda è? Ma è il presidente lasciamo che mi deve interrompere, non lei. Lasciamo fare la domanda. Le macchine le ci passano, se mi arriva una macchina di là, io arrivo un po' più lungo e gli ho una vita con macchina, vedo una macchina, freno, guardo la macchina e vedo i Pacciani, che cosa gli devo fare io? E la lascia stare Pacciani lei. E le lanterne. Lei c'ha dentro il cervello Pacciani, lo lasci stare. No, non ce l'ho dentro il cervello di Pacciani. Mi risponda a me, lei è andato dritto o ha fatto passare l'altra macchina che ha visto? Ho fatto passare l'altra macchina. Ecco, perché la nel mondo e darà in merito a chi se lo merita e lui lo sa chi sbaglia, chi è giusto.